Allora, noi stiamo mangiando le tagliatelle, Sì, esatto. che poi tra l'altro, no? Nel tuo libro si inizia proprio, cioè nel secondo capitolo, era Pietro Ah, è e vero! Buddha, Che secondo mangiano? capitolo, che mangiano alla trattoria. Noi siamo così, la stessa situazione. Sì. Poi c'è da capire se tu sei Pietro o Buddha. Io Un sono, da tavolo po' Pietro. sono molto Buddha. Vabbè. Noi finiamo di mangiare e poi ci vediamo. Continuiamo qua. Allora, siamo con Roberto Mercadini. Oh, che bello! Allora, chi è Roberto Mercadini? Supponiamo che ci sia della gente che non ti conosce, no? Beh, Chi è Roberto? è una È una supposizione supposizione. realistica, insomma. Beh, sì, direi. No, che cazzo dici? No, adesso Roberto inizia a essere tanto, tanto conosciuto. Tu ti definisci poeta parlante? Un uomo di spettacolo, però dal vivo, principalmente. Ah, principalmente sì, principalmente in teatro, sono In un teatro. narratore teatrale, Dato diciamo, sì. iniziare facciamo un cenno, un brindisi, così Assolutamente. possiamo iniziare a bere, che sennò qua. Ah, sa. Noi siamo appena tornati da una trattoria molto buona e dal nostro secondo, terzo bicchiere di vino. Poi Sì. c'è la birra, quindi se vedete situazioni strane siamo già ubriachi. È No, ma noi andato siamo bene. assolutamente, siamo a prova Ah sì, dai. di. Vedrete magari la location è la stessa dell'altra volta perché ci è piaciuta particolarmente e siamo tornati qua. E niente, comunque tu sì, fai spettacoli teatrali e tutto quanto, però ti voglio chiedere una cosa. Tu hai mai ricevuto da una persona un cappello con un pollo? No, devo No. ammettere, ancora no. Ti devo dire la verità, se non ricevi un cappello con un pollo in testa sei nessuno, fatelo Sì, dire. ne sono assolutamente consapevole. Insomma. Vabbè dai, mo si Io ho può. ricevuto delle cose, insomma, di minor pregio finora. Tipo, che cosa hai ricevuto? Allora, io, siccome ho fatto un video in cui parlavo delle mele, no? E qui io spiegavo che tu, se pianti un seme di mela, poi non sai cosa viene fuori, cioè l'albero produrrà mele anche diverse. E ho detto, non potrà mai esserci, no, in un negozio di quelli di prodotti per l'orticoltura, per il giardinaggio, un sacchetto di mele, di semi di mela con la foto della mela che verrà fuori. Ci dovrebbero mettere al massimo la foto di uno che sta così. E uno ha fatto lo screenshot e ha fatto una bustina di semi Con la tua faccia. con la mia faccia così e Vabbè. mi ha regalato il sacchetto di semi di mela. Mio Dio, è bellissimo. E beh, quello è No, bello. no, obiettivamente è bello. Vabbè, in realtà, guarda, a me mi hanno regalato un sacco di cose bellissime. No, perché voglio fare il paraculo e voglio vantarmi con te, no? Certo. Guarda, Cos'è? questo, Ah, vedi? bello. Ora, Questa è la scienza brutta. Questo sei tu. quello sono io che cavalco un tardigrado. E questo è un delfino con il pene da fuori che viene cavalcato in maniera abbastanza provocante, tra l'altro da un Da koala. qua. E c'è un panda incazzatissimo che viene appunto da una zanzara. E c'è un Bobbit che esce fuori. Vabbè, insomma, uno spettacolo bellissimo. Grazie mille a chi l'ho regalato. Allora, la storia è questa: come ci siamo beccati io e Roberto? Le avevo chiesto di farci una chiacchierata così molto informale, solo che è un bordello perché lui ha gli spettacoli teatrali per fatti suoi. Tu stasera sei a, hai detto, Lucca. Sì, sono in provincia di Lucca, sono in un paesino in Toscana. Io sto appena tornando da Roma dove abbiamo fatto un bordello. Io ho dormito 4 ore a casa di amico Filippo. Ciao Filippo, sul suo divano. E sto rincoglionito poi col terzo quarto bicchiere di Sì, quasi di quindi. alcol. Sì, non stiamo capendo un cazzo. Comunque, vabbè, tra le tante cose con cui volevo discutere con te, potremmo discutere di alta letteratura. D'altronde, mentre mangiavamo il nostro piatto di lasagne, abbiamo discusso di Democrito, di cose incredibili, vabbè. Però, ecco, la cosa più interessante per me, quello che ti avevo detto, mi sarebbe piaciuto un sacco chiacchierare e parlare con te, era la storia la tua storia di come sei arrivato al teatro. Perché per me è una cosa pazzesca, o meglio, di come hai deciso di mollare tutto Ok. e di dedicarti al teatro, perché per me è una cosa pazzesca, capito? Un giorno tu che c'hai il lavoro stabile, il lavoro, diciamo, il posto fisso, come si dice, no? Decidi di mollare il posto fisso per darti al teatro. La cosa, no, che il nonno diceva, impara l'arte ma mettila da parte, del tipo non ti dedicare pienamente a quella cosa. Tu decidi un bel giorno, no, questo è quello che mi piace fare, questo è quello che amo e tra l'altro mi riesce bene. E hai deciso di mollare tutto, un lavoro da ingegnere,
per dedicarti al teatro, che secondo me è una storia assurda, bellissima, no? Simile problema nel dover scegliere cosa fare nella vita da grande. Io ancora non so cosa fare da grande, ad esempio. Allora, il contesto era quello di una persona come me che è piuttosto prudente, per non dire pusillanime, e quindi pur avendo chiaro che la sua passione era il teatro, era la letteratura, io mi sono laureato in ingegneria e poi ho trovato un lavoro da ingegnere, cioè facevo l'informatico, facevo il programmatore. Però io avevo una passione talmente forte. Tu hai fatto l'ingegnere perché volevi comunque una cosa che ti assicurasse al 100% di avere il sì, posto. Cioè, esatto, una stabilità, una qualche stabilità, ok? Però contemporaneamente io scrivevo le mie poesie, scrivevo dei monologhi, eccetera. Ok. Poi è successo che queste cose che facevano hanno cominciato ad attrarre dei committenti. Quindi io sono andato avanti per un po' di anni a ricevere delle commissioni. Io abito in Romagna ci sono tanti piccoli paesi, ogni paese ha il suo museo. Cos'è questa commissione? Era spettacolo teatrale, sì. C'è casomai dopo. Vabbè, dai, vieni cioè a farti la foto mentre chiacchierà. Vieni a farti la foto mentre chiacchierà. Ciao. E quindi adesso c'è pure i fan, tra l'altro. No, allora diciamo, la questione era che tu stavi facendo in parallelo teatro. Era quello il sì, discorso, cioè, teatro. Esatto, io in Romagna ci sono tanti piccoli paesi, ogni paese ha il suo assessorato alla cultura, il suo museo, no? E io ricevevo delle commissioni. C'è il museo della marineria di Cesenatico che mi dice: fai uno spettacolo su Garibaldi, sai che Garibaldi nella trafila, no? Fra i mille paesi di cui è passato anche da Cesenatico, infatti nelle memorie di Garibaldi si parla di Cesenatico, c'è Cesena che dice: ci fai un monologo sulla strage dei bretoni del 1377 a Cesena, evento funesto e celeberrimo nella storia locale, arriva l'associazione ecologista, ci fai un monologo sull'ecologia, ok. Io dicevo sempre di sì, perché io pensavo che si potesse instaurare un circolo virtuoso. Quindi sei anche tu uno yes man, consapevole dei limiti temporali, dei limiti della vita, eccetera. Esatto. Lo dici sempre sì, uguale a me. Io dico esatto, io dicevo uguale. Sempre di sì, perché cioè, c'è un circolo virtuoso, cioè tu più cose fai, più persone ti vedono. Più sì. persone ti vedono, più è possibile che fra quelle persone che ti vedono ci siano altri committenti. Più committenti hai, più cose fai. Più cose fai, più persone ti vedono, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi io dicevo sempre di sì. Anche se una parte di me, più razionale, dice ma di no. Io mi ricordo quando mi chiesero di fare un monologo su Mazzini, io dissi sì, e dentro di me dicevo, ma come fai a fare un monologo su Mazzini? Beh, quello che avevi raccontato era tipo il monologo su Moby Dick. Ho detto sì a un monologo su Moby Dick, io ho detto, oh mio Dio, Moby Dick è un libro che io ho sempre voluto leggere, ma mi ha sempre intimorito. Perché quando arrivo al primo capitolo ho già capito l'andazzo del libro e dico porca puttana, questo sarà un bel mattone, un giorno lo leggerò, però... E tu hai detto sì, faccio un monologo su Moby Dick. E non avevo letto Moby Dick. È pazzesco. Cioè l'ho letto... Sei un incosciente. Da una parte sono... sì, in un certo senso sì, insomma. Però questo ha pagato, cioè perché io mi sono fatto un pubblico, no? E una serie di committenti, un bacino di utenza, non so come dire. Per cui quando io ho lasciato il mio lavoro da ingegnere, in realtà guadagnavo già più come teatrante che non come ingegnere. Beh. Allora io questa storia la volevo sottolineare anche perché, no? Io ho avuto una storia simile nel dover scegliere il percorso da fare da grande, no? Come ho detto prima, non ho mai deciso cosa volevo essere da grande. Però il problema principale è che una cosa è come è successo a Roberto, cioè tu hai insomma un lavoro che è anche un lavoro parallelo, che è anche la tua grande passione, che, con cui hai una risposta positiva, sì. E che tra virgolette ti dà la sicurezza. Una cosa è fare il salto nel vuoto, certo. Cioè io voglio fare da grande l'astronauta. Molli tutto, molli il posto fisso perché vuoi diventare astronauta. Ecco, quello è un po'. Ecco, Roberto in parallelo stava facendo questa cosa che era un passatempo all'inizio, poi è diventato un passatempo tanto piacevole, tanto è, poi è diventato un secondo lavoro
poi diventa un secondo lavoro che guadagni pure meglio del primo lavoro e ti diverti di più. Esatto. E poi hai detto vaffanculo, faccio soltanto questo allora, dai. Sì, no, anche perché non era più possibile, cioè fisicamente mantenerle tutte e due. Bellissimo questo, perché io mi trovo nella stessa situazione. Io ho tre lavori e non so più come cazzo fare. Io non dormo per fare le cose, lavori 8-10 ore al giorno, poi torni a casa, monti video, poi prepari lo spettacolo e cose varie. Una vita di merda. Prima o poi dovremo scegliere nella nostra vita. Io non sono mai stato in grado di scegliere. È sempre la storia che racconto. Io volevo fare lo scienziato, ma volevo fare l'artista. No, e dipingevo, facevo musica, tutto quanto, però volevo fare lo scienziato, cioè è incompatibile se vuoi me tutto insieme, no? E infatti la storia mia, quella che ti volevo raccontare, era questa. Tu hai raccontato che però i primi spettacoli che hai fatto, andavi nel teatro e trovi pochissime persone a guardarti, ad esempio. Capitava che tu facevi le serate, andavi pure fuori, eccetera, e trovavi, non lo so, un pubblico di 10 persone. Ah, certo. Vabbè, classico. Io da quando ero più giovine, ma più giovani fino ai 22 anni a dirla tutta, volevo fare il musicista da grande. Quindi fino a quando facevo in parallelo la triennale, io volevo fare il musicista. E quindi ci sono state anche delle volte in cui mi sono trovato costretto a dover scegliere se dover andare a fare la serata in quel locale che mi aveva chiamato con la band a suonare, oppure se andare a fare il giorno dopo l'esame. Cioè, allora, nella mia follia, io pensavo, no, non posso perdermi l'occasione della vita, suonare in quel locale, che magari c'è qualcuno di importante che mi becca, che scopre la mia musica e mi fa... Allora io devo andare a suonare, e casomai rimandavo l'esame di 2 settimane, volete capire che testa di cazzo comunque che ero, no? E mi è capitato un sacco di volte di arrivare nel locale dove avevo la serata e di trovarlo vuoto. Completamente vuoto. Ad esempio, no? Una volta partimmo da Taranto con la band. Generalmente dovevamo partire con 3 macchine, perché avevamo gli amplificatori, le casse, la batteria, la tastiera. È una cosa assurda. Vabbè, 3 macchine, eravamo in 5. Pensa tu la situazione. Arriviamo tipo, non so, 3, 4, 5 ore di distanza da Taranto, quindi a guidare. Generalmente arrivi là alle 6, quindi giorno pieno per preparare la cosa. Arrivi là alle 6, monti il palco e non viene nessuno. E tu dici al locale, scusa, ma hai fatto pubblicità? E lui mi ha detto, ma no. Come no? Io pensavo che le portavi tu, ma io vengo da Taranto. Che cazzo devo portare da Taranto? E tu, capitava che noi facevamo le serate per 2 persone, 3 persone, 4 persone, una situazione di merda, poi litigare con la band perché c'era sempre quello più venale che voleva i soldi, eccetera, eccetera. E tu lo facevi per la gloria, vabbè. Poi tornavi a casa, non lo so, alle 6 di mattina, dormivi 2 ore, poi ricominciavi la tua vita normale. E lo facevi per fare questa cosa, ecco. Quindi, capito, quando tu hai raccontato il fatto che tu andavi a fare le cose, non ti conosceva nessuno e ti ritrovavi a fare le serate là per mi sono sentito un sacco trasportato. Io da grande volevo fare il musicista e mi ritrovavo in queste situazioni esattamente le stesse. Però a te, perlomeno, io non ho ancora sperimentato, diciamo, la mia, tra virgolette, guadagnata fama per quanto riguarda la musica. Non ho ancora organizzato dei concerti al momento. Però tu hai visto la differenza da quando hai iniziato a fare i video sul web e la gente ha iniziato a seguirti. Cioè la gente ha iniziato ad accorrere maggiormente perché ti ha scoperto al di fuori del tuo ambiente non naturale. Anche se adesso dovessi andare a Taranto a fare una serata, avrai un pubblico a Taranto. Che poi è la potenza del web, in un certo senso, no? Io è come se avessi 2 carriere, diciamo. Cioè in Romagna e fuori. Allora, in Romagna già da anni, soprattutto nella parte Cesena, Forlì, Rimini, sono seguito con un affetto enorme, con le persone che mi fermano per strada, mi stringono la mano, addirittura qualcuno mi ha chiesto l'autografo. È strano. Sempre strano. Vabbè, è proprio, e mi conoscono tutti, cioè mi conoscono dei ragazzini, dei signori attempati. Cioè. Quando uscivo e andavo a Roma, a Milano, andavo come ho raccontato in un altro video, mi è capitato di fare uno spettacolo a Roma per 6 persone, a Milano per 11 persone, ok. Quest'estate ho cominciato a fare una serie di video, alcuni sono diventati un po' virali. Il canale YouTube, come hai visto tu, in pochi giorni, in poche settimane, è passato da 3.000... a qualcosa tipo 15.000, perché io... Sì, esatto. Stavo seguendo. Sì, fra l'altro c'erano dei giorni
in cui, cioè nel picco, in cui io avevo 1000 iscritti nuovi al giorno e per un strano scherzo del destino, per una strana coincidenza, il numero, le migliaia corrispondevano al giorno del mese, cioè tipo so, il 17 luglio 17.000 utenti iscritti, il 18 18.000, il 19 19.000, cioè per 3-4 per 3-4 cose sembrava una cosa aritmetica perfetta, no? Sì, sembrava una cosa fantascientifica, insomma. Sembrava. E allora dopo l'estate ho cominciato a fare degli spettacoli fuori e per la prima volta mi sono accorto che c'erano persone, cioè la prima volta forse è stata a Brescia, in cui io dovevo fare uno spettacolo sulla non violenza, okay, in un posto piccolo, al Festival della Non Violenza di Brescia, che non è il festival più seguito del mondo. Però bello che sia della non violenza. È molto bello, il tema è interessante. È per caso lì che hai fatto il monologo su Gandhi? Sì. Sì. E io ho visto, c'era la sala piena e alla fine, ed erano quasi tutti ragazzi giovani, giovanissimi, e alla fine dello spettacolo si è formata una fila per venire da me a salutarmi o a farsi firmare il libro, e non finiva più, sono stato mezz'ora, non mi era mai successo, e poi mi è successo ancora e ancora e ancora. Sono andato a Verona, dove ero stato 2 anni prima, e c'erano state, non so, 30-40 persone, tutte portate dagli organizzatori. Questa volta ce n'erano 240. Gli organizzatori non avevano seguito, insomma, questa mia crescita su YouTube. Che cazzo sta succedendo? Esatto, sono arrivati un'ora prima due ragazzi, no? Due fidanzati, credo, cioè lui e lei. E l'organizzatrice fa: ma siete venuti, conoscete Banca Etica? Perché l'organizzatore era Banca Etica, sai? È una banca che non presta soldi a chi non dimostra di fare, diciamo, le aziende che, cioè, se tu sei un'azienda che lavora nel campo del gioco d'azzardo, della fabbricazione di armi, non ti presti soldi anche se hai i conti in salute, altrimenti no, okay, tenta di favorire le aziende che fanno cose che hanno una rilevanza etica e sociale, eccetera, appunto. Vabbè, allora dice: ma conoscete Banca Etica? E questi due rispondono: no. Chi è? Dice: ma perché siete qui allora? È per Mercadini. E io ho capito che erano venuti per me. Cioè, è cambiato tutto. È strano, sì. Ed adesso, per esempio, questa sera sono in un paesino in provincia di Lucca e il teatro mi hanno detto che è pieno. Però è successo tutto da quest'estate. È la potenza del web. Io, nella mia piccolezza, io non sono un teatrante, però ho iniziato a fare gli spettacoli teatrali, sai, no? Dove racconto la storia della scienza e cose varie. E nella mia piccolezza faccio gli spettacoli che sono sold out, che uno si sente male. Io ho la crisi dell'impostore sempre. Quando vedo il sold out penso: oh mio Dio, chissà cosa pensa un attore teatrale serio, uno che casomai ci mette, non lo so, lo fa da una vita, arriva sto tizio, bravo o non bravo, non importa, lo fa tutto perché, lo so perfettamente, ho delle persone che mi seguono, che mi vogliono bene, che vogliono venire allo spettacolo. E la prima serata era sold out, 90 persone, la terza serata che ho fatto a Milano erano 420 persone, non lo sapevo nemmeno io, e per me, capito, cioè sudori freddi ed è surreale. Poi mi sento sempre, chissà se sono stato all'altezza della situazione. Per il momento ho avuto sempre riscontri positivi, però lo so perfettamente che parte di questo, tra virgolette, successo è dovuto al fatto che mi conoscevano da prima. Certo. Chissà se io avessi deciso di fare la stessa cosa quando nessuno mi cagava. Con lo stesso nome dello spettacolo, con lo stesso contenuto, non ti avrebbe seguito nessuno. E poi no. La situazione è normale, ormai siamo dipendenti dal web anche quando dobbiamo fare l'arte, oppure dobbiamo creare una qualsiasi cosa, vogliamo proporre una qualsiasi cosa, purtroppo devo per forza passare dalla vetrina del web, purtroppo, per fortuna, che comunque ha una discriminazione molto meritocratica, se vuoi, dai. Beh, però, cioè, io la vedo come un'opportunità in più. Sì, sì. Cioè, una volta tu non potevi girare se non facevi parte di un qualche sistema, se non era il giro, non so, dei teatri stabili, se
non eri un personaggio televisivo, se non avevi un contratto con un giornale, per cui eri noto nel mondo. Sì. Insomma, questo ti parlo di meritocrazia, stampa. Capito? Nel senso che se tu riesci a fare una cosa che piace alle persone, tra virgolette, sul web, sì, tu stai assicurando di essere una persona in grado di fare determinate cose. Cioè, quello che fai tu sul tuo canale non è diverso nel termine di contenuti da quello che porti al teatro, è diverso nella forma. Certo. Ovviamente al teatro è tutta un'altra emozione, perché ci sei tu là, illuminato, sì, dalle luci, con un'atmosfera particolare, con le tue espressioni facciali, tutto, è tutto diverso, il tuo movimento del corpo che casomai viene perso nel video, però voglio dire, il contenuto, la parola è sempre quella. Io so, certo, che se vado a vedere Roberto Mercadini, che ho trovato sul web, beccherò Roberto Mercadini. Vedo quello, sì, che, sì, mi piace. Quindi c'è questa forma di meritocrazia che è bellissima. Però voglio dire, adesso devi passare per forza dal, tra virgolette, dal web, perché è la vetrina nazionale, la vetrina importante per fare qualsiasi cosa, anche per fare questa. Beh, forse è una vetrina che si è aggiunta in più alle altre, cioè a quelle che già esistevano, cioè che l'editoria, la televisione o la celebrità raggiunta in qualsiasi modo. Adesso c'è, adesso ognuno di noi, anche se non fa parte di nessuna associazione, partito, lobby, loggia massonica. C'è una ragazza che è passata, ci stavo guardando malissimo, tipo proprio che cazzo sto facendo quei due? Cioè, qualcuno, cazzi tuo? Qualcuno, no, vabbè, perché no, qualcuno ci guarda, perché ha riconosciuto. A parte che l'hanno fermato due volte, ce l'ho fermato due volte. Vabbè, anche in coppia ci fermano. Vabbè, ciao a te, ciao a te. Quindi, ciao. Quindi c'è qualcuno che ci riconosce e ci guarda con benevolenza, c'è qualcuno che non ci riconosce e ci guarda, insomma, come meritiamo in realtà. Ci guarda con una certa. Quelle persone normali che stanno facendo cose strane. E quindi non so, per me è una grande opportunità che uno da solo, senza soldi, senza nessun appoggio, come dire, politico, nessuna organizzazione dietro, si apre un suo canale YouTube che all'inizio è gratuito perché all'inizio non vale niente, si apre una sua pagina Facebook che all'inizio è gratuita perché non vale niente, e poi mettendoci del lavoro, dei contenuti, della pazienza, del tempo, perché tu mi dicevi un investimento assurdo. Il mio canale ha fatto 5 anni quest'anno. Cioè, in realtà da qualche giorno ha fatto 5 anni. Io effettivamente ho preso le cose seriamente da 3 anni, però voglio dire, ho raggiunto i 10.000 utenti meno di 2 anni fa, o forse 2 anni fa. Quindi è stata una crescita molto. Sì. Ma lo stesso vale per te. Tu hai fatto un investimento. Tu, da per un sacco di tempo, hai pubblicato video in modo sporadico, quasi senza riscontro. Tanto che io, quando ti ho scoperto, ho visto che tu c'avevi un sacco di video alle spalle. Ho detto, ma perché? Di recente tu hai raccontato la storia. È stata. Io ho pensato, se io avessi ascoltato questo discorso prima, per me sarebbe stato di grande ispirazione. Perché io sono stato per un sacco di tempo confuso su cosa volessi fare, e poi ovviamente, capito, c'erano i discorsi del tipo, ma se studi e fai questa strada qua è sicura, se fai l'altra devi fare in parallelo, poi c'è gli esempi sempre di quelli che riescono meglio di te ma non riescono, tipo i musicisti che riescono, in realtà non riescono a campare di musica. Ah, ok. Quelli bravissimi ma non ci campano. E poi tutti gli altri, cioè io volevo fare anche, per un periodo ho voluto fare il pittore, pensa tu. L'ho abbandonato quando sono partito per l'ennesima volta e non potevo portarmi dietro tutti i pennelli e le cose. Però per dire, non ho mai avuto la speranza o nemmeno ci ho pensato che potesse diventare una professione. Okay. Io adesso so, forse non per meriti miei e non saranno probabilmente per meriti miei, la mia musica può piacere o meno, però so che un giorno, se io volessi organizzare un concerto, il concerto ci saranno persone a sentirmi. Adesso casomai persone che vogliono pagare per sentirmi, che per me è surreale all'epoca, capito? Noi abbiamo partecipato in delle situazioni in cui eravamo noi a dover pagare, cioè, per doverci esibire. Non sto scherzando. Cioè? Tipo, erano dei contest del cazzo. Senza considerare che poi c'è tutto il discorso, no? I contest. Noi abbiamo fatto un sacco con la band, un sacco di contest, no? Dove c'erano queste band che si dovevano esibire su questo palco, eccetera. Noi dobbiamo pagare per l'iscrizione. Paghi per l'iscrizione. Come si vince il contest? Al numero di voti delle persone che stanno là sotto il palco. Noi venivamo da Taranto, eravamo nel Casertano all'epoca. Ma pure se tu sei la miglior band che esista sulla faccia della terra, che speranze hai tu di vincere, capito? Sì, sì. E questo si ricollega a tutto anche il discorso che c'è stato quest'anno a Sanremo, con la gente che diceva, ma quello ha ricevuto più voti, doveva vincere lui. E vabbè, insomma, chi ha più amici allora vince, e così. Allora, non so, per me il web
significa anche questo, avere una libertà per cui tu sei, sei di Taranto, sei di Cesena, sei di Villafranca Cantarana, però tu puoi essere visto da tutti quelli che parlano la tua lingua, quindi nel nostro caso da tutti gli italiani. Quello che fai tu è offrire un pacchetto. Io come quello che vedo, io ho sempre visto così YouTube, no? È una galleria d'arte. Sì. E tu esponi i tuoi quadri. I sì. quadri sono i tuoi video. Sì. Uno può entrare nella galleria e dire mi piace o non mi piace. Però nel momento in cui tu entri e dici questo è un Mercadini e mi piace, tu sai che se troverai altre gallerie di Mercadini, se tu entri ti piace. Sì. Cioè è quello il discorso. Però questa è una galleria più facile da raggiungere alla certo. fine. E quindi esponi te stesso, esponi i tuoi contenuti, quello che produci, e la gente ha la libertà di valutarli per quel sì, che sì. sono e in base ai propri gusti. Ed è molto bello, secondo me. Alla fine, più meritocratico di così si muore. Cioè per me è una... Poi non lo so, uno può discutere sul fatto che persone che meriterebbero molto di più hanno una visibilità piccola e persone che fanno cose demenziali hanno una quantità di iscritti enorme. Però almeno è un'opportunità in più, allora, se per tutti. Cose demenziali e vieni tanto seguito, per carità. Vuol dire che c'è gente che vuole le cose demenziali, per carità. A me non dà fastidio che ci siano persone che hanno il decuplo, insomma, 10 volte i miei iscritti e fanno cose, come dire, sono scioccherie, per dire per usare un termine di collodi. A me interessa che io, con le cose che faccio io, che una volta ero sconosciuto, adesso riempio i teatri in Toscana, io quando ti ho scoperto, ti ho detto, tu avevi 3.000 iscritti. Sì. E ho detto, ma come cazzo è che questo c'ha 3.000 iscritti? Sì, sì. Cioè, non ci credevo, capito? Ma dopo tipo 9 anni che avevo il locale. Infatti, 3.000 iscritti, ma no, non ci credo. Infatti, condivisi il tuo video, dissi, no, ragazzi, dovete venire per forza a vedere questo. E sono felice che mo abbia il tuo bacino di utenza affezionato, perché poi diciamocelo, il problema al momento di YouTube, o meglio non il problema, la bellezza al momento di YouTube è che è cambiata. Prima YouTube era una piattaforma per scioccherie, era una piattaforma per fanciulli, adesso è una piattaforma per fanciulli e per adulti. Sì. Abbiamo contenuti che vanno per tutti, quindi è bellissimo averti all'interno della piattaforma proprio per questa ragione. Tu ti senti più felice. Se una persona ti viene a paragonare a, senza nulla volergliene, a Ciccio Gamer o a VJ, senza nulla volergliene, per carità, però casomai dici... Stimatissimi colleghi, però tu dici casomai, vabbè, potevi trovare un esempio un po' diverso, no, non, senza niente togliere, però se io ti viene a dire, vieni paragonato a Mercadini, tu già ti senti più felice, perché voglio dire, almeno sai che il pubblico probabilmente è, se non lo stesso... ha comunque una stessa passione, sì, o comunque una stessa fascia d'età, almeno sì, quello, sì, dai. Sì, sì. Allora tu ti senti più felice e dici sì, ok, c'è un po' più di valutazione professionale. E forse questo è un discorso fine a se stesso, insomma. Potremmo farlo anche con Wesa, con Rick. Ma c'è un sacco di roba. C'è un bella, sacco di roba, bella un bella su. E poi adesso, ad esempio, io sto facendo principalmente scienza. Sì. C'è la rivoluzione veramente scientifica su YouTube Italia. Una cosa fantastica. Stanno nascendo come funghi un sacco di canali di divulgazione scientifica. Ed è una cosa pazzesca, perché ti rendi conto che i professionisti si sono resi conto che questa piattaforma non è una cosa stupida e sciocca. È una cosa bella e per fare quello che fai normalmente. Non è che devi fare... puoi fare quello che fai normalmente, usare le tue passioni, però la gente interessa. Non so se conosci, c'è un locale che si chiama Curious con due S. Certo che lo conosco. È fantastico. Com'è? Qui no? Lui è Alex Zamboni. Non lo so, io il canale è Curious. Curious con sì, due S. Fa fantastico. Divulgazione scientifica sulla fisica. Fantastico. Sì, ha sì, fatto sì, un ciclo di 10 video sulla relatività di Einstein. Tutte li devi vedere in progressione, in fila, perché se ne salti uno poi non capisci i concetti. Sì, comunque Curious, ad esempio, è uno di quelli che fa divulgazione scientifica dal punto di vista fisico. Lui racconta più che fisica fino a se stessa, la storia della fisica, e che è molto bello. Ci sono degli aneddoti che racconta lui, che racconto anche io, tra l'altro, nello spettacolo. Tipo, guardando i suoi video, ho visto che c'era l'aneddoto relativo a... ma non mi ricordo più. C'era un aneddoto che raccontavo anche io. Mi ho detto, ma guarda un po', è bellissimo comunque. Ce n'è uno che si chiama Marco Coletti. Lui si chiama Marco Coletti, il canale si chiama
La fisica che non ti aspetti. Ah, lo conosco. Sono Marco Coletti, detto il, per gli amici il Cuso, e questa è La fisica che non ti aspetti. È fantastico. Ce n'è uno sulla chimica, non so se si chiama La chimica che non ti aspetti o un'altra cosa del genere. Ma ci sono cose... Vabbè, adesso c'è, c'è una lista, ci sta... To Science and Beyond, ci sta Entropy for Life, Dario Bersanini, vabbè, Adrian Fartade, ovviamente, vabbè, vabbè, lui è uno storico di ormai, YouTube, ormai. Però voglio dire, c'è un sacco di, c'è un sacco di canali che c'è... Scusate se ho dimenticato qualcuno, fisica scritto F easy, nel senso di semplice, E A S Y, fisica. Fisica. Oh, ah, ok. Quindi, il problema è che io sono un po' in competizione fisica con i fisici, che poi è una... Ah, scusa. No, no, ma io ci scherzo. Nello spettacolo parlo principalmente di fisici, perché mi appassionano in realtà. Però li prendo in giro per professione, perché c'è una faida tra biologi, chimici e fisici che deve essere rispettata. C'è un suo ordine, no? Quindi se sei un chimico devi prendertela con i biologi e con i fisici, no? E lo stesso vale se sei un fisico e se sei un biologo, no? È sempre così. C'è però, un video di campanilismo intellettuale. Però tutti ce l'hanno coi matematici, a prescindere. Quindi siete matematici. Oh, per non parlare di quello che c'è, che viene dalle università, che viene dalle TED Talk. Cioè, io ho visto su YouTube delle conferenze di Daniel Dennett, sì, no? Sì. Di Steven Pinker, di Douglas Hofstadter. Cioè, sono delle cose semplicemente altissime. Beh, dipende da cosa vai a cercare. Mannaggia, che volevo potermi vantare di essere, di aver partecipato alla TED, perché mi hanno chiamato a quella della Sorbona di Parigi. Ah, però. Che doveva essere a giugno. Solo che l'autorizzazione è scaduta, perché non avevano trovato l'ultimo che doveva parlare, l'ultima persona che doveva parlare, e quindi mi hanno rimandato di un anno. Ma secondo me fra un anno salta di nuovo, quindi no, addio. No, no, no. E di cosa avresti parlato? Ah, bioplastiche, futuro... Vabbè, avrei fatto una persona seria, non mi sarei chiamato Barbascuro, ma avrei usato il mio vero nome, ovvero Mariano Bubbarello. E avrei parlato da persona seria, di scienza seria. Però sì, vabbè, insomma, era una cosa così. Ero molto felice, mi sentivo tanto onorato, eccetera. E poi, che poi in realtà, per carità, il TED è bellissimo. Però vabbè, non, è a livello conferenza normale. Il bello è che va sul web, che la gente può recuperarsela. È molto bella in generale. Sì, sì, sì. Però, beh, mi hanno detto, no, manca l'ultimo, l'ultimo tema. Vabbè. Perché il tema era il progresso scientifico. Ed essendo la Sorbona, loro volevano trovare qualcuno che parlasse di chimica, biologia principalmente, di cose del genere. A quanto pare hanno faticato a trovare l'ultimo, vabbè, e poi l'altra cosa che è cambiata nel web, secondo me, in particolare su YouTube, è il tempo, no? delle visualizzazioni. Cioè, una volta si diceva i video che fai devono essere brevi, 3 minuti, 5 minuti. Ho cambiato completamente. Ecco. Facciamo un video di un'ora oggi. Esatto. Cioè, le persone si mettono lì e lo guardano quasi al posto della televisione, no? Quindi un video può avere la durata quasi di una trasmissione televisiva. Io te l'ho detto senza proprio problemi. Io uso i tuoi video come podcast. Li uso tipo quando vado in palestra. La palestra è per me una tortura. È una cosa proprio, un rompimento di coglioni la palestra. Però la devo fare, perché c'è... Cioè, lo youtuber da palestra. Sì. Non fate palestra se potete. Questo è sicuramente. Ma tu perché la fai? La faccio perché sennò mi lasciamo andare troppo. Ok. Per E poi, capito, mi sono iscritto alla Viking Run. Io sono uno yes man come te, come Leonardo da Vinci. Sono uno yes man. Okay. Leonardo da Vinci era un yes man, no? E io dico sì a tutto. Mi hanno detto: vuoi fare la Viking Run? E ho detto sì. E non lo sapevo, ma coglio che cazzo fosse. Bravo. Allora ho scoperto che la Viking Run, tra l'altro Mud Edition, versione fango. Fantastico. Che cos'è? È questa corsa di tra i 13 e i 18 km nel fango, dove ci sono ostacoli ogni 3 km. Ostacoli che sono tipo sommontare un muro, passare dentro un mare di fango. Scusa, ma chi ti chiede? Vuoi fare la Viking Run? Ho pagato tipo 70 euro per fare sta. Però ti danno una magliettina. Vaffanculo. E io... chi viene a chiedere? Nessuno a me viene a chiedere: vuoi fare la Viking Run? Ma lascia stare. Allora, dato che devono partecipare gli amici miei, tra cui okay. Tra l'altro li conoscete, uno è George, l'altro è Anita, quelli del canale secondario, quelli che ci segue a casa lo sa. E io per principio ho detto sì, la faccio pure io. Non sapevo assolutamente che cazzo fosse, capito? E quando l'ho scoperto era troppo tardi. Beh, tra l'altro, sarà il 30 marzo. E
fa un freddo boia il 30 marzo in Olanda. Sarà nel nord dell'Olanda, perché serve il fango. Poi dopo ho fatto domande del tipo, ma farà freddo là? Come funziona? Mi ha detto, sì, praticamente congelerai. Devi stare per 3 ore completamente bagnato, perché nel fango ti bagni. Alla fine ho detto, vabbè, ma dopo ci sarà un camerino dove farsi la doccia. Sì, c'è l'acqua fredda appesa da così. Ho detto, ma no, dai. E in tutto questo tu ascolti, mentre vai in palestra... Mentre motivazionale ascolto Marco, esatto. Mercadini. Ascoltate il canale di Roberto Mercadini mentre fate esercizio fisico per tirarvi su di morale per la Viking Run Mad Edition. È vero, cioè come podcast va da paura, ma poi tra l'altro lo so, cioè i video brevi sono per quelli che non ti seguono in maniera assidua. Sì. Allora funzionano per quei canali ad esempio che tu, su cui tu vai, ti vedi un video e poi non vedrai mai più quel canale. Sì. Allora il video breve, sì, sì, è perfetto. Perché magari ti interessa il contenuto, ti interessa, ma non ti interessa chi te il te titolo ne parla, clickbait. E il modo in cui. Esatto. Sì, sì, sì. Quindi se è troppo lungo, tu non lo apri nemmeno. No, perché no. Può esserti pure interessante il titolo, ma chi se ne frega. Sì, però sì. Se sei uno a cui piacciono quei contenuti, casomai tu cerchi un contenuto più lungo. Sì, sì. Perché te lo aspetti proprio con gusto. E allora magari riusciamo a fare. Poi non lo so se siamo in questa situazione o è semplicemente una deviazione personale. Sentiamoci Barbascura che parla con Marco, con Roberto Mercadini. Che cazzo Marco ti sto chiamando, non so perché. Tutti quelli che sbagliano, perché il mio nome. Roberto Mercadini, cioè, non so perché. Io c'è so, un'allitterazione che... Devi sapere che ho una leggerissima dislessia. Ah. E quindi contendo a mischiare... No, ma tutti quelli che mi chiamano con un nome sbagliato, mi chiamano Marco. Io credo che si confondano per il cognome Mercadini. Allora... un'estate al mare avevamo preso un ombrellone in un bagno in spiaggia e c'era il titolare che mi diceva ciao Marco, ciao Marco, e io non avevo il coraggio di dirgli no guarda mi chiamo Roberto. Allora siamo andati avanti così per settimane finché ha sentito lui che un mio amico a voce alta di fronte a lui, cioè mi chiamava Roberto, allora vieni Roberto che... figure me però vabbè. E poi tra l'altro io ho conosciuto questo tizio che mi chiamava Mario. E io gli ho detto guarda che non mi chiamo Mario, gli ho detto proprio mi chiamo così. Ha fatto non è vero, tu ti chiami Mario. Ha detto vabbè se lo dici tu. E lui mi ha continuato a chiamare Mario imperterrito. E non era ironico, sai quando tu dici sì, sì. No lui era serio, era cioè lui mi ha detto no tu ti chiami Mario, vabbè. Quindi ciao. Ah, a proposito, tu fai una rubrica che si chiama Yorick, giusto? Sì. Facevi perlomeno. La vorrei continuare. In realtà ho già un elenco di puntate, però mi ero un po' fermato intanto perché sono. Vabbè, ho avuto altri video da fare che mi sembravano più urgenti. Perché qualcuno mi ha detto, ma. Sei sempre simpatico, però quando fai quella rubrica lì sembri un po' saccente perché sembri il professionista che spiega. Questo ti voglio dire, no, non che sei saccente, per carità. Però quella rubrica a me interessava perché mi ha stupito. Ah. No? Perché tu dicevi, ma mi sembra logico, e io stesso pensavo. Io avrei fatto lo stesso errore che avrebbe fatto quello che ti ha fatto. Ah, allora, certo, Yorick è la rubrica di Roberto in cui racconta. Diciamo le sue esperienze quando va a fare degli spettacoli con persone che non sono diciamo dell'ambiente degli spettacoli teatrali e gli fanno a volte delle osservazioni o delle domande un po' sciocche, no? Un po' sì, un po' sciocche, stravaganti insomma. Però queste domande stravaganti io non le avevo trovate troppo stravaganti perché erano delle domande che nella mia completa ignoranza su come funziona uno spettacolo teatrale adesso diciamo imparerò, spero, però mi sarei fatto ugualmente, del tipo se vai allo spettacolo davanti a delle persone io ti avrei chiesto come preferisci mettere le persone in linea davanti a te sì. O attorno a te. Per me era una domanda normalissima, sì, sì, ma... perché non sono un ignorante. Tu invece raccontavi in quell'episodio ad esempio che è assurda come domanda perché è ovvio che le persone debbano andare così perché la disposizione attorno a te è una disposizione particolare che si usava nell'antica Grecia per ragioni sì. Proprio stilistiche e anche ragioni anche di acustica sì. Però capito, lo capisco come domanda perché io tuttora sì. Non so come comportarmi
Cioè io tranquillamente, se devo scendere dal palco scendo, se devo salire sul palco salgo, e quando mi dice come preferisci io dico boh, fai tu. Perché non ho la più pallida idea, non ho quella formazione che ci hai avuto tu, non ho quell'esempio, non ho quegli amici, tra l'altro io penso che tu abbia un sacco di amici che facciano quello che fai tu e che ti abbiano anche aiutato a insomma a fare esperienza e ti abbiano fatto vedere come... Ma sai, so, è anche... È una cosa normale per te, insomma. Però, è il fare, cioè è l'esperienza del fatto che tu per anni vivi in modo quasi quotidiano le cose sulla tua pelle, no? Per cui... incontri delle persone che hanno un immaginario legato al teatro, e però questo immaginario non ha a che fare con la realtà, cioè quelli che ti dicono, per esempio, la cosa tipica è che tu vai a fare uno spettacolo in un posto che non è un teatro, ma è una sala polivalente, una sala conferenze, e la domanda tipica è: di cosa hai bisogno? Spegniamo la luce? Ma no, perché devi spegnere la luce? Cioè, se spegni la luce non ci vediamo. Accendi la luce, loro vedono me, mi devono vedere, non perché sono bello, ma per ragioni personali. Avrei detto spegni la luce dietro e lascia accesa quella sul palco. Ecco, ecco, allora. Dimmi, insegnami. Allora, sì, mio maestro. No, allora. Perché a me piace, per motivi scenici, domani io in casa mia, per dire. Sì. Si crea, secondo me, un'atmosfera pazzesca, intima, incredibile, se ci sono le luci soffuse. Questo vale anche per un pub. Se io avessi un pub, certo, avrei le luci il più calate possibile. Ci devi appena vedere. Devono essere calde, devono essere accese. Perché a me piace così, capito? Sì, sì. Quindi io avrei detto spegni le luci dietro e lascia accese quelle davanti. Sì, ok. Allora, in teatro quello che si fa è che le luci in sala, cioè dove c'è il pubblico, si sono spente. Esatto. E sono accese le luci sul palco. Però un teatro è fatto apposta per avere questa possibilità qui. Sì. Qui ci sono delle americane, ci sono dei... No, dei proiettori, sono delle luci puntate, per cui si riesce a fare questa cosa qui. Facciamo le prove prima. Esatto, ma in un posto normale non c'è questa possibilità qui. Allora, di solito c'è la possibilità fra fare tutti in luce o tutti in buio. È chiaro che bisogna fare in luce. No. Vabbè, ovviamente, okay, se mi chiedono tutto in luce e tutto in buio, okay, e che cazzo dobbiamo fare? Cioè? Poi ci sono quelli che dicono, ci sono delle luci accese, e ti accendono una luce dietro. No, ok. Quello ci arrivo pure, okay, io, okay. Cioè, io sto parlando di un contesto in cui casomai è una sala, eccetera, ti mettono a disposizione delle luci in cui ti illuminano bene. No, no, chiaro, a te davanti, no, no, insomma, certo, io, certo. 100%, allora, senza dubbio. No, no, chiaro, va bene, va benissimo. Posto che salve. No, va bene, però insomma, sono ben poche le situazioni in cui tu hai un posto che non è un teatro e puoi illuminare il palco senza illuminare la platea. Cioè, è chiaro? No, è vero, devi essere ben attrezzato, ovviamente. Sì, allora, no, vabbè, allora non è una cosa. Mi avevi fatto preoccupare perché ho detto no, proprio niente. No, posto che, come forse dicevo anche nel video, ai tempi di Shakespeare si facevano gli spettacoli alle 2 del pomeriggio con il Globe Theater che aveva il soffitto aperto. Quindi c'è, cioè, questa cosa del buio in sala. Sì, può essere suggestiva, può essere interessante, però non è la cosa principale per fare il teatro, insomma. No. Ma sai quanti mi hanno detto? Ci sono le luci dietro. No, ma dietro mi illuminano infatti. La schiena. Cioè, non c'è bisogno. Sì, oppure l'altra cosa qual era? Ah, ecco, una puntata che ancora non ho girato e... Quelli che ti dicono, ma tu, e se invece di uscire dalla quinta esci dalle spalle della gente, esci dal palchetto, esci dalla botola del suggeritore, esci dal... Oh, io sarei uscito al 100% dalla botola del suggeritore. Al 100%, perché è troppo figo, dai. Ci metti, se c'hai pure una macchina del fumo, io ce l'ho una macchina del fumo per concerti, bello, col fumo fai uscire. No, tu dici, ma perché devo uscire dall'altra? Ma sì, cioè, è fatta apposta, cioè, vabbè. Comunque, no, ma perché, cioè, questo è quello che penso io, poi non è che ho la verità in tasca, però, cioè, si associa il teatro con il discorso del colpo di scena, la sorpresa. Ho capito, però, cioè, il teatro sì, dipende cosa si intende per sorpresa, cioè, non è l'evoluzione di teatro, secondo me, non è l'evoluzione di quello che esce fuori dalla scatola e fa buh, capito? Non è quella cosa lì, cioè. C'è colpo di scena, c'è sorpresa e sorpresa. Poi dipende dal personaggio. Cioè, io ricordo Nikola Tesla, no? Sì. Lui era noto come il mago dell'elettricità. Nel corso della sua sfigatissima vita, no? Lui faceva questi spettacoli incredibili. Lui non era un teatrante, era uno scienziato, ma per pubblicizzare le sue invenzioni, uh-huh, e far vedere quanto fosse figo e bravo, faceva questi spettacoli incredibili in cui faceva uscire i fulmini dalle sue mani.
accendeva le lampadine, cioè, faceva tutte queste cose particolari, semplicemente perché aveva sviluppato dei metodi scientifici e quello era un modo per vendersi. Certo. Però aveva questa passione per la, proprio per la scena, per lo spettacolo, l'incredibile, e faceva queste cose incredibili, proprio belle, affascinanti. E mi metto nei suoi panni. L'avrei fatto pure io. Dai, cioè, è sborone, è sboronissimo. Però se devo pensare in grande, ma pure io, cioè, porca puttana, voglio... ma esiste da tue parti la parola sborone, no? Come no, certo. Cioè in... Certo, sborone, come no? Sborone, ah, io pensavo fosse una cosa... Ormai è italiano, penso che l'Accademia della Crusca dovrebbe... Sai da dove viene? Dall'Emilia Romagna? Sì, no, l'etimologia in italiano. No, non lo so. Il borro sarebbe il letto del fossato. Ah. Quindi... sbure, adesso lo dico nel dialetto, sborrare, vuol dire uscire dagli argini, vuol dire esondare, vuol dire tracimare. Questo è... Ha senso. Sì, cioè lo sburone è uno che tracima, che esagera, che è sopra le righe, che è, come dicono gli americani, larger than life. Bellissimo. Questo è l'etimologia, capito? Bellissimo. Scusa, per un secondo ho pensato... Conosciuto... Salve, ha riconosciuto te. Scusa, posso... Incredibile, dai. Stiamo riprendendo, però. Grazie, è un onore proprio, veramente. Ma figurati. Vengo da Venezia, proprio. Addirittura, sapeva che eri qua. Sapeva sono venuta da un amico, però veramente. Ma pensa, quindi è proprio una cosa casuale. Esatto. Fantastico. Ho preso da poco il suo libro. Ah, che bello. Sono perfetto delle loro. Sì. Grazie. Grazie mille. Mi raccomando, lascia una recensione su Amazon. Vicino, dai. Bellissimo. Grazie. Grazie di cuore. E ricorda di lasciare la recensione su Amazon, che sia positivo. Ma ti rendi conto, bellissimo. Vabbè. Che cosa incredibile. Ogni tanto capita. Allora, che stavo dicendo? Stavamo dicendo delle lo sborone, bellissimo. L'etimologia che ho ricostruito io, almeno della parola. Io non amo usare parolacce, però le parolacce sono delle parole dell'italiano, come le altre. Si possono usare, si devono usare, la cosa importante è usarle nel contesto giusto, cioè non usarle fuori contesto. C'è un linguaggio infantile, fuori contesto è irritante. Neanche da cosa stai parlando, di cosa stai parlando. Cioè le parolacce ci sono in Dante, le merdose unghie, puttaneggiar coi regi, amendue le fiche. L'inferno era fatto appositamente per usare quelle parole. Io lo so che lui ha fatto l'inferno solo per potersi sfogare e poter inventare i termini più esotici possibili. Sai che esistono le parolacce anche nella Bibbia, no? Ovviamente. La Bibbia è un testo anche arcaico, quindi ci sono delle espressioni. Ecco, questo è un bellissimo discorso. Raccontaci un po' le parolacce della Bibbia, perché questo è un discorso attualissimo. Cioè. Allora, non lo so, per esempio c'è il momento in cui Saul scopre che Jonathan ha aiutato Davide a fuggire. Invece Saul voleva uccidere Davide. E allora lo insulta, no? E gli dice Ben Naravat. Ora, Ben in ebraico vuol dire figlio. Naravat. Allora ho chiesto alla mia maestra di ebraico, che era una monaca, cosa vuol dire... Maestra, una cavata. Ma Roberto, è una parola che può dire una persona molto arrabbiata, che non è lecito che io, dato l'abito che porto. No, ma dillo! Allora, insomma, però la traduzione ufficiale della CEI è figlio di una donna perduta. Cioè, la traduzione letterale è... Figlio di puttana. Eh sì. Sta venendo qua, visto che c'è il microfono, che si sta avvicinando. Trombettista. Grandissimo. Può essere la sigla di chiusura, ma, so. Ma sto pensando, la teoria è... Lui ha pensato, noi stiamo al microfono, quindi se vogliamo allontanarlo dobbiamo pagarlo per forza. Possibile. No, davvero. Ma poi sai cosa? Perché anche io non uso le parolacce? Perché... Cioè, quello che faccio io è un gioco di mescolamento, no? Dell'alto e del basso, no? Per cui io parlo delle cose più difficili, più ardue, no? Della filosofia greca, l'ebraico antico, concetti scientifici, in un modo che è invece, come dire, comprensibile da tutti, accessibile a tutti, popolare, no? Ok? E quindi c'è un effetto comico che è dovuto in parte
se vuoi, a un fatto di simpatia, di battute, ma in parte al contrasto fra la semplicità, diciamo, con cui io tento di raccontare le cose e la difficoltà delle cose. Ok, io mi sono accorto che se uso delle parolacce, questo gioco qui si rompe, e si rompe, sì. C'è questa tensione che si sfalda. E allora io non le uso. E poi non so, mi sembra che possano allontanare le persone, no? Perché. Ah, mi hai fatto venire in mente una cosa incredibile. Io penso, e l'ho pensato adesso, proprio mentre parlavi, che io parte proprio della mia forma mentis, la debba a Luciano De Crescenzo. Che io ho amato da paura. E io ho letto tipo tutti i libri di Luciano De Crescenzo. È vero? Tutti. E io so, da un altro amico, l'ho scoperto di recente, che lui non gode di una buona stima nei confronti di molte persone, Luciano De Crescenzo, perché ha reso le cose troppo semplici. Classico problema divulgativo. Non ci avevo mai pensato, ma Luciano De Crescenzo è stato un grande divulgatore, effettivamente. Lui ha raccontato la storia della filosofia greca, moderna, antica. Io tante delle cose che so le devo a Luciano De Crescenzo. Io leggevo da bambino e ho imparato la filosofia, i presocratici, filosofia moderna. Non lo so, c'era uno relativo agli dei e gli eroi della Grecia, eccetera, appassionatissimo io di mitologia, eccetera. Lui li descriveva in maniera semplicissima. Sì. Ma, cioè, cazzo, ti arrivava il concetto. E ho scoperto di recente da degli amici che viene considerato proprio come di bassa lega, bassissima. Ah, e ad una festa, mi ricordo, stavamo discutendo di filosofia medievale. Sì. E io conoscevo un sacco di informazioni di filosofia medievale perché avevo letto il libro di Luciano De Crescenzo. Ne avevo tante, perché poi quel libro è stranamente gli è riuscito male, perché è poco ironico e tanto storico. E che libro è questo qui? Si chiama Storia della filosofia medievale. Proprio così. Ah, proprio così? Eh sì. E lui, che generalmente lo fa, racconta i fatti in maniera... quel caso è poco ironico ed è molto storico, però io ero appassionato di lui, leggevo tutti i libri... E questo ragazzo, che era amico loro da studiare, mi guardò con schifo, come se fossi coperto di merda, perché le avevo detto che avevo letto il libro di Luciano De Crescenzo. Ah, e ci rimasi malissimo. Io potrei essere Luciano De Crescenzo moderno. Beh, perché, bellissimo. No, vabbè, io sarei onorato, però magari per quello sono coperto di merda, perché io semplifico concetti molto difficili. Ma scusa, ma tu, ecco, tu mi raccontavi, scusa, cos'è bella invece? Non so se l'hai già raccontata. Cosa? E l'attacco che hai ricevuto, diciamo così, dal National Geographic. Ah, e vabbè, sì, in realtà. Se l'hai già raccontato, vabbè, non facciamo un doppione, però. No, non facciamo un doppione. Vabbè, in realtà ne ha parlato. Rick Dufer ha fatto un video per parlarne. È lunga storia. Però, vabbè, chi mi segue lo sa, c'è stato nel video coi panda, quello in particolare. Io fui attaccato, tra virgolette, da non tutti. Non per niente tutti, da pochissimi, tipo 5 contati, divulgatori scientifici della pagina dei divulgatori dei scientifici. Però veramente erano pochi, erano pochissimi, che però fecero un casino della miseria, bla bla bla. E che io è una medaglia che porto sul petto, perché mentre gli altri fanno le faide, i dissing tra youtubers, io ho fatto il dissing tra i divulgatori scientifici. Che cazzo, ce l'ho proprio come... Però vabbè, è successo in quel video soltanto, tra l'altro ho capito a distanza di tempo le loro ragioni, per quanto le espressero veramente male, mi incazzai perché se la presero con i miei utenti, cioè non fu una cosa simpatica manco da parte loro, perché non era una critica genuina, cioè uno disse queste parole... Non me ne frega niente di cosa ha detto nel video, mi sta sul cazzo. No. Allora lì non è una questione di critica, io non posso fare niente, vabbè, ok. Io posso stare sul capo, per carità, tutti. Però vabbè, il discorso è quella là, io l'ho presa con filosofia, ho detto vabbè, una pagina con 1400 persone che la seguono, 5 persone fanno casino. Insomma, ci sta. È naturale, è fisiologico e poi è normale, loro sono professionisti del settore, casomai non l'ho detto bene come loro sono abituati a sentirlo. Vabbè. Perché io lo faccio cose male come voglio farle. Certo. E quindi vabbè. Però cosa è successo? A distanza di tempo ho scoperto un articolo sul National Geographic scritto da una di queste persone. Non faceva il mio nome, però mi raccontava di questo tizio che fa divulgazione scientifica sul web e parla dei panda che devono estinguersi, dei piselli dei delfini e cose varie, e che sono estremamente noioso. Però voglio dire,
uno non se la può prendere, anzi per me è stato un onore, perché sono finito su National Geographic, cioè adesso, però no, onestamente io sento un grande affetto nei confronti di tutta la comunità dei divulgatori scientifici italiani, un immenso affetto, ed è per questo che dico, cioè, non te la puoi prendere se 5 persone la prendono in quella maniera, è normale, anche perché all'epoca era l'inizio, magari non avevano capito bene qual era l'obiettivo, sì, 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 che avevo in mente, l'avevano presa un po' nel punto di vista sbagliato, la verso sbagliato, e vabbè, c'è stato. Io, cioè il mio punto di vista, se qualcuno ti insegna qualcosa, se qualcuno mi insegna qualcosa, io sono grato, qualunque sia la fonte. Cioè io per esempio amo anche i libri per ragazzi, no? Io anni fa, che ero già grandicello, no? Ho comprato un libro per ragazzi sui vichinghi. Io ho imparato delle cose che non sapevo. Io, siccome non sono un esperto di vichinghi, non sono un esperto di storia medievale, non sono un esperto di storia norrena, per esempio, non so, il fatto che nella Vulgata i vichinghi hanno le... Quello non è vero. Il museo di Dublino, molto bello, io ho vissuto a Dublino e l'ho scoperto là, che loro non avevano le corna, in realtà... Non avevo, però la stessa cosa che tu hai scoperto nel museo, io l'ho scoperto nel libro per ragazzi. Poi, ovviamente nel museo tu avrai scoperto mille altre informazioni che... Però intanto... oppure non so, c'è la leggenda che loro bevessero dentro il cranio dei nemici. Non è vero, no. Allora, cioè, è un schifo, tra l'altro. No, sia che dal punto di vista igienico. È un'errata traduzione in cui in un testo, che adesso che dirti non so, c'è scritto che loro bevevano dentro le ossa della testa. E cosa, cosa sono? Sono le corna. Sì, usavano sì. Come contenitori delle bevande le corna. Le portavano appresso. Esatto. Allora, però questa errata traduzione, ok, ha dato adito alla leggenda romantica. Però, per esempio, queste cose qui le ho imparate in un libro per ragazzi. Allora, se l'informazione è corretta, perché non la devi apprezzare, no? Anche se l'hai trovata in un libro per ragazzi. Io non ho nessun snobismo. L'altra sera ho messo a letto mia figlia, no? Che ha 6 anni. Leggevo un libro, come ti raccontavo, è un libro dove si raccontano delle cose scientifiche, ovviamente scientifiche per bambini. Vabbè, sì, insomma. Io però, che ho 41 anni e ho una laurea in ingegneria, ho imparato una cosa che non sapevo, cioè il fatto che le fiamme del fuoco, quelle classiche, del fuoco da legna che vediamo, sono giallo-arancio, perché quello è il colore che gli dà il sodio che è presente nel materiale organico, nel legno. Mentre stavo parlando prima. Esatto. No, mentre tu, io mi ricordo al liceo ho fatto un esperimento nell'ora di chimica in cui a seconda del minerale, del gas, cioè del materiale, dell'elemento che veniva combusto, la fiamma assumeva un colore diverso, per cui cioè, il rame era verde azzurro, il potassio era viola, se non mi ricordo male. Io però non sapevo questa cosa qui, che il giallo deriva dal sodio. Ho imparato in un libro rivolto a dei bambini di prima elementare. Allora perché devo disprezzare questa informazione? Cioè, la cosa importante secondo me è non fare disinformazione, cioè non dire cose che non sono corrette, che non sono vere. Infatti quello è il problema, io scrivo i miei video di scienza, ci metto mesi, ma perché mi devo anche divincolare su tutte le altre disinformazioni, tipo io ho preparato, l'ultimo video che ho preparato era sul tardigrado, no? Sì. E ho visto bellissimo altri video di altri youtubers americani sul tardigrado, ma c'erano un sacco di stronzate, ma proprio tante cose che erano sbagliatissime, tipo la durata della vita. Allora io potrei anche vedermi quel video là, tradurlo, farlo un po' più originale. Io il video lo vedo casomai per magari, insomma, sugli articoli non trovi la curiosità, certo. Poi c'è uno che l'ha scoperta, poi da quella curiosità tu vai a leggerti gli articoli su quella curiosità, scavi a fondo e trovi l'universo, no? È sempre così che funziona. Però su tutti, tipo un altro classico era un video che c'era su YouTube che diceva che i delfini si drogano, cosa che non è vero. Io ho fatto di tutto per sottolineare nel mio video che non è che i delfini si droghino, c'è una popolazione di delfini che vive in una parte del mondo che è stata notata per determinate volte avere questo atteggiamento di conoscere quella tossina e drogarsi col pesce palla. Però non è che l'affermazione dei delfini si drogano è sbagliata. Okay. C'è quella popolazione là che ha questo atteggiamento, anche perché il pesce balla magari non si trova ovunque, lo stesso pesce balla, anche perché insomma, quelle
la cosa affascinante dei delfini è che loro hanno una cultura, proprio una cultura, cioè in base alla zona, una cultura regionale, capito? Loro si scambiano informazioni, imparano dai loro antenati in certo senso, perché imparano le informazioni per trasmissione, quindi... Allora è una cultura veramente. È veramente una cultura. Senso... Quindi se tu sei nato in quella regione, tua madre ti insegna determinate cose che l'aveva insegnato alla sua madre, eccetera, eccetera. Quindi tu casomai impari che c'è il pesce palla. Quando sei adolescente, manco gli adulti, cioè quando sei adolescente, i delfini vanno a cercarsi il pesce palla. No? Però è quella regione là. Certo, quelle, certo. Se tu dici i delfini si drogano è sbagliato. Questo ci tengo sempre a sottolinearlo. Però c'erano i video su YouTube che dicevano: lo sapevate che i delfini si drogano? Tutti i delfini si fanno di pesce palla. E cazzate varie. No, non è che cambi molto, però voglio dire, se vuoi essere preciso, vuoi avere un briciolo di credibilità, sì, sì, devi perderci un po' di tempo. E infatti riesco a fare un video di scienza brutta, uno al mese, se va bene. Se no, meglio meno, ma meglio. Certo, certo. E poi naturalmente dipende da cosa uno vuole fare, se vuole fare un trattato scientifico, se vuole fare un documentario divulgativo, se vuole fare un pezzo comico, umoristico, così, dove ci sono delle informazioni scientifiche. Dipende da quello che stai facendo. Una cosa che ha anche un valore divulgativo ed educativo, però magari non arriva più a fondo di tanto perché... Perché non potresti. E poi no. Insomma, il video è tardigrado, ricevo un messaggio da un ragazzo che studia chimica. Cioè, sai che c'è un punto in cui faccio vieni più da vicino e c'è lo zoom sulla mano e si vede l'atomo con il nucleo e gli elettroni che ruotano, che è un modello approssimativo e sbagliato. Ah, cioè, no? Un modello planetario, no? Si chiama così. È un modello proprio chiuso. Insomma, è un modello sbagliato, lo sappiamo benissimo. Però se vuoi rendere l'atomo visibile, vuoi fare la battuta, faccio quello. Lui mi ha scritto: ma quel modello ormai ancora è che schifo, cioè, ma dai, ma porca puttana. E poi dicono che noi siamo noiosi, noi scienziati. Cioè, porca puttana, infatti, goditi la battuta, ma non ti piace, fa niente, cioè, vieni a rompere i coglioni. No, quello è il simbolo dell'atomo, cioè è la rappresentazione. Tra l'altro c'è un'amica che... Anche perché se tu cosa ci metti, l'equazione... L'equazione d'onda, poi ci metti. D'onda, esatto, poi non capisce nessuno che quello è l'atomo. Cioè, se tu vuoi far capire che quello è l'atomo... L'equazione d'onda è una lunga storia. Non vi preoccupate, però per dire, c'è un'amica mia che si è tatuata l'atomo, così come la rappresentazione proprio planetaria, diciamo così, dietro la spalla. Immagina se viene uno, e lei è una chimica, immagina se viene qualcuno e dice: ma che schifo, che non lo sai, cazzo a cazzo che lo sai, è una chimica. Esatto, Che così possiamo... diventa un simbolo. Diventa un simbolo e te la godi. Io ho dei tatuaggi che volevo fare al tema chimico. Ah, bello. Uno molto bello, che cool è, sai che l'idea del benzene l'aveva avuto da un sogno in cui c'erano scimmie che si tenevano per mano e le code li passavano si legavano da una parte all'altra. È un simbolo bellissimo, mi piace da impazzire. Probabilmente me lo tatuo. Bellissimo. Però se qualcuno mi viene a dire: ma non lo sai che il benzene non è fatto da scimmie, gli tiro un calcio in culo. A quei livelli siamo. Bellissimo, io ti vedo come il corsaro del web, col cappello marinaro, l'anello, la barba, e però invece di avere il classico tatuaggio con l'ancora, c'è il tatuaggio del benzene di Kekulé. È il corsaro chimico. Meglio di web. Così si muove. Fantastico. Quando stavo ad Amsterdam e stavo partendo, uno mi ha detto: ehi capitano, vieni qua, perché mi ha visto col cappello così. Invece, vedete, mi è venuto a trovare Richard HCPPC, che è venuto allo spettacolo di Milano insieme a Fra Frog. Ciao ragazzi, grazie mille di essere passati. E loro mi hanno detto che sembrava un postino. E dove hanno lasciato la bicicletta, vai a prendere. Assolutamente no. Allora, io ti attesto e testimonio che tu sei un corsaro. Ah, non perfetto. Un postino. Quindi sono praticamente un pirata con la patente di corsa. Sono autorizzato a fare la pirateria. Perfetto. C'è Garibaldi che racconta nelle sue memorie, lui aggredisce le navi e le persone si spaventano. E quindi pregano per avere pietà, qualcuno offre dei gioielli per aver salvato la vita, e lui rimane mortificato, dice: no, ma noi non siamo pirati, siamo corsari, noi preleviamo
le merci, no, no, ma non, ripeto, invece tu dici non era proprio così semplice. No, no, dipende dal chi era il capitano, diciamo così. C'erano dei capitani che erano più sanguinari degli altri, e dipende dal periodo. Nell'epoca d'oro della pirateria, che va dal 700 all'800, sei informato, quindi. Sono informato, ho letto un sacco di libri sulla storia della pirateria. Ah, e per ragioni in tempi non sospetti, lo giuro. Ah, a me mi definivano pirata da quando ero piccolo, quindi vi giuro che non è proprio una mia deviazione. Cioè. E niente, in sostanza, l'epoca d'oro della pirateria, 700-800, loro avevano interesse di stati nell'affondare le navi, solo che non avevano interessi nell'investire l'esercito. Okay. Quindi prendevano i pirati e dicevano: vi diamo la patente di corsa. Da oggi in poi siete protetti dal nostro stato. Ok. Avete la copertura nostra, potete attraccare nei nostri porti, rifornirvi, cioè siete coperti, siete salvi, però dovete aggredire gli altri. In sostanza avevano dei mercenari, se vuoi, sì, che guadagnavano dal contenuto delle stive degli altri mercantili. Poi ovviamente dipendeva dagli interessi, diciamo che se cercavano dell'equipaggio, loro potevano risparmiare l'equipaggio se qualcuno di loro era disposto a salire a bordo e unirsi all'equipaggio degli aggressori. E molto spesso accadeva, specialmente per i militari, perché i militari avevano una vita di merda, devi sapere. Erano sotto il comando del generale, del comandante della nave, eccetera, che generalmente erano un grado militare superiore ed erano delle persone molto poco generose, mentre il capitano dei corsari e dei pirati era scelto a furor di popolo, e nel momento in cui non piaceva più alla ciurma potevano destituirlo. Quindi dovevano comportarsi in maniera estremamente generosa nei confronti della ciurma, i capitani, altrimenti potevano essere destituiti in qualsiasi momento, a differenza dei capitani militari. Ed è per questo che molti militari, quando venivano aggrediti dai pirati, si univano alla pirateria, perché preferivano vivere facendo la stessa vita, ma da pirati, che era molto più libera e molto più meritocratica, molto più democratica. C'è un'apologia del pirata che stai facendo, vabbè, che è interessante. Ci sono dei limiti molto poco piacevoli nell'essere un pirata, è molto poco, perché poi erano dei briganti, stupravano, rapinavano, uccidevano, eccetera, eccetera. Però vabbè, in principio però loro avevano una sorta di, come posso dire, regolamento. Non potevi rubare un altro a bordo, altrimenti venivi ucciso. Quindi c'era, una serie di cose. Se ti ferivi ricevevi più, più paga rispetto agli altri. Perdevi un braccio, ad esempio, e il capitano non poteva chiedere poi troppo, prendeva di più, però ecco, il discorso era sempre quello, era molto molto, come ti posso dire, demagogico essere un capitano all'epoca, perché dovevi prendere per forza il potere, ma col consenso, perché nel momento in cui la ciurma non era più d'accordo, mettevano quello che era più simpatico, se vuoi. Ecco, sì. Interessante. E su questo siamo a 1 ora e 22 minuti. Vabbè, dopo taglierai qualcosa. Io in realtà potrei parlare con te in altre 2 ore. Sì, esatto. Vabbè, noi continuiamo a parlare, però adesso lo chiudiamo, dai. Stringiamo. Allora, stringiamo. Sui pirati direi di chiudere qua il video. vi salutiamo tutti quanti. Saluti da Roberto. Mi raccomando, andate a vedervi il suo canale, perché così almeno facciamo un po' di cultura interna. E niente, ci troviamo in giro, mi raccomando. Oh, se lo trovate per spettacoli, andatevelo a vedere, almeno, insomma. Se volete. Se volete, dai che volete. Ciao.